Salve a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi vorrei farvi vedere un altro tutorial. Ricordate i Teletubbies? Un po' diversi forse, ma prima di cominciare con il tutorial vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi contenuti simili a questo. Spero che il video vi piaccia e sigla! Come al solito vi lascio l'occorrente che ci occorrerà per eseguire questo trucco. Il tempo sarà di circa 3 ore, il costo economico e il livello principiante. Per prima cosa ovviamente ho raccolto i capelli in una treccia. Con una colla stick ho annullato le sopracciglia ed ho passato poi la cipria. In questo modo le sopracciglia saranno ben aderenti alla pelle e non daranno nessun fastidio durante il trucco. Invece di utilizzare le cuffie lattice, questa volta ho optato per della pellicola alimentare. L'ho quindi posizionata sulla testa. Ho ritagliato tutta la pellicola in eccesso. Poi con un cotonfiocchi imbevuto di lattice liquido l'ho fatta aderire per bene sulla pelle. Ho poi creato sempre con il lattice una sorta di cornice sul viso ed ho lasciato asciugare. Ho poi cominciato a colorare usando l'acqua color rosso. Ovviamente voi potrete usare i colori che volete, io ho scelto come personaggio Pooh quello rosso, quindi ho utilizzato il rosso. L'ho passato per 2 volte su tutte le zone che mi interessava colorare. Ho utilizzato poi un correttore molto chiaro per fare l'interno del viso. Quindi mi sono creata una base molto 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 chiara. Ho deciso di fare il mio Teletubby in versione creepy, quindi ho deciso di dargli un'espressione cattiva. Ho cercato però di mantenere alcuni tratti del loro viso originale, come ad esempio la bocca. Ovviamente tutto questo l'ho fatto avendo davanti delle immagini di riferimento. Una volta fatta la base del disegno, ho poi definito per bene tutti i contorni ed ho sfumato l'interno delle mie linee. Per quanto riguarda il contorno degli occhi, li ho fatti grandi e ho dato un'espressione corrugata. L'interno l'ho fatto molto scuro, quindi ho dato profondità con degli ombretti abbastanza scuri. Sono passata poi a dare la forma agli zigomi. In questa fase quindi ho solo disegnato, disegnato, sfumato, sfumato, sfumato. Per questa fase ci è voluto un po' di tempo perché ogni volta ripassavo sui punti che
non mi piacevano e ogni volta andavo a modificarli, quindi ci ho messo veramente tanto tempo. Ho fatto un contorno più scuro e delineato. Intorno agli occhi ho applicato dell'ombretto nero. Mi sono accorta che non ho messo a inizio video come ho creato l'antenna e le orecchie, ve lo faccio vedere subito. Ho preso due pezzi di carta argentata e ho modellato due tubi. Il primo l'ho fatto più piccolo. Il secondo un po' più lungo, perché poi l'ho girato formando un cerchio. Li ho poi coperti entrambi con del nastro carta. E li ho ulteriormente ricoperti con del foam morbido rosso. Per fissarli ho usato della colla a caldo e li ho poi ulteriormente fissati con una spillatrice. Ta-da! Per le orecchie invece ho usato del foam morbido bianco. Ho fatto la forma a mano libera, l'ho ritagliata e l'ho ripassata sull'altro lato per fare l'altro orecchio. Sui contorni ho attaccato del foam rosso. Quindi poi con un cotonfiocchi imbevuto di lattice liquido ho attaccato le orecchie ai lati del viso e sulla testa ho attaccato l'antenna. L'antenna l'ho fissata ulteriormente con dei fermagli neri per capelli. Ho poi applicato delle lenti nere. Non mi sono fatta mancare qualche lacrimuccia. Ero poi indecisa se mettere delle ciglia lunghissime, ma poi le ho messe. Denti finti e poi sono diventata irresistibile, dolcissima. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Ciao ciao!